Ciao a tutti, come far innamorare chi vuoi? Bene, uno dice, ma non è possibile far innamorare chi vuoi. Dipende. Allora, intanto dobbiamo tenere presente che ovviamente nella vita ci sono tantissime variabili, per cui se oggi non sei riuscito a far innamorare la persona che desideri, sicuramente non è detto che non ci possa riuscire domani. Perché tutto cambia, tutto è in trasformazione. Ovviamente in questo lasso di tempo una cosa fondamentale è che tu concentri le tue intenzioni, come dire, il tuo tempo su altre situazioni, altrimenti farai diventare la persona che diciamo in qualche modo desideri di far innamorare una polpetta avvelenata, nel senso che la tua parte emotiva si coinvolgerà sul fatto di non farla innamorare. Per cui questo è il primo punto. Devi autoprocurarti emotività al di fuori. Secondo punto importante è tenere presente che fare un'analisi dei tuoi comportamenti, perché se non l'hai fatto innamorare vuol dire che quello che hai fatto non ha funzionato. Ora, le leve possono essere tante, sicuramente potresti aver dato troppo possesso, essere stato troppo disponibile. Solitamente quando siamo coinvolti noi ci comportiamo in questo modo, tendiamo a gratificare eccessivamente la persona che vogliamo coinvolgere, e questa gratificazione ovviamente per alcune persone può soddisfare la sfera logica, ma non soddisfa la sfera emotiva, perché la sfera emotiva di questa persona potrebbe nutrirsi proprio del contrario, dell'indifferenza, dell'abbandono, del desiderio e non del possesso. Quindi analizza bene i comportamenti che hai messo in atto e vedi che questi comportamenti, se non vanno bene, devi cambiare. Ovviamente non devi arrivare all'esasperazione, perché se tu sei già arrivato in una fase in cui l'altra persona approva rabbia nei tuoi confronti, diventa tutto più difficile, perché nel momento in cui può rabbia ti allontana, a livello logico dice non ti voglio, hai più poche possibilità. Certo, l'unica cosa che devi fare a quel punto lì è lasciare passare del tempo, minimo 21 giorni, però potrebbe volercene anche molto di più. In questo modo tendi un po' a resettare le cose e poi dopo dovrai entrare come amico, insomma, tra fila molto lunga, di cui ho parlato anche in altri video, per recuperare delle relazioni. L'ideale sarebbe non arrivare a quel punto lì, quindi, come dire, spero che tu, nel momento in cui vedi questo video, non sei già arrivato in quella situazione in cui l'altra persona ti ha palesemente rifiutato. Quindi mai arrivare al rifiuto logico. Nel momento in cui tu vedi in itere, diciamo così, che le cose non funzionano, devi usare l'altro come feedback e cambiare. I parametri da tenere in considerazione sono il desiderio e il possesso, sono quanto appare istituzionale e quanto appare trasgressivo. Per apparire trasgressivo conviene mettere in atto tattiche come l'interruzione di schema, fare delle cose imprevedibili, perché se appare istituzionale, eccessivamente istituzionale, le altre persone, anche qua, vai a gratificare la parte logica e gratifichi poco la parte emotiva. Il push and pull, il tira e molla, sono tutte tecniche che ti fanno apparire trasgressivo. Roller coaster emotional, far vivere picchi di tensioni emotive, destabilizzare quindi la parte logica. Queste sono tutte strategie, e poi valutare, diciamo, il tuo comportamento nei confronti di questa persona. Potresti comportarti in modo eccessivamente protettivo, materno, accudente. Magari questa persona ha bisogno invece di un comportamento più duro, più penalizzante. Potresti essere eccessivamente indicativo, dare dei consigli, eccetera, mentre questa persona ha bisogno di direttive. Ecco, queste sono le variabili che devi prendere in considerazione, quelle fondamentali, poi ce ne sono tantissime. In questo modo, monitorando, diciamo, queste variabili, potrai riuscire a coinvolgere e far innamorare chi desideri. Per approfondire questo tema ne parlerò dettagliatamente venerdì 5 maggio a Torino, alle 20:45, all'Educatore della Provvidenza in corso 3013, e in questo incontro parlerò proprio di questi temi. Quindi, se sei interessato o interessato, il riferimento è il 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me e scegliere se farli dal vivo o via video. Ciao!